Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Caro Giaffuta, siamo radunati in questa chiesa per celebrare con infinita gioia e profondo entusiasmo il 20° anniversario del tuo sacerdozio. Ci conosci tutti, hai condiviso le nostre gioie, ci sei stato vicino nei momenti di dolore, sostenuti e sorretti nei momenti di sconforto e soprattutto hai pregato per e per noi. Hai saputo guardarci e guardandoci ci hai amati. Per tutto questo, Don Gianluca, sei nei nostri cuori. Attivo, sempre di corsa, hai saputo darci una sferzata di entusiasmo anche nel percorso non facile della costituzione della comunità pastorale dei sei campanili, cammino nel quale ci stai accompagnando con grande vigore e giovanile entusiasmo. In una recente omelia hai detto che siamo per dei bambini che hanno iniziato a camminare. Ecco, noi oggi qui, come loro, ti offriamo il nostro impegno, sostenuto dalla nostra preghiera, affinché la nostra comunità pastorale diventi una giovane, adulta comunità, pronta ad affrontare gli impegni che sicuramente si prospetteranno nell'avvenire, sorretta e guidata dal suo giovane pastore. Auguri Luigi, ti vogliamo bene e contiamo di celebrare con te anche gli anniversari che verranno, come quelli raggiunti da Don Pierino e Don Lino. Mentre ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia, rendendo grazie per il dono dei sacerdoti e pregando per loro. Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, che pregate per me.
misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Aleluya.
In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Guarda
verso Dio e gli parla, e Dio allora scende nel profondo della sua miseria e la risana. Insieme alla canonizzazione da parte del capo stesso del buon ladrone che è stato accolto per parola stessa di Gesù in paradiso, qui si dice che il pubblicano tornò a casa giustificato, e giustificato vuol dire reso giusto, non semplicemente scusato da una singola trasgressione. A noi sacerdoti tocca tante volte nel corso del nostro ministero annunciare queste parole, e rendiamo grazie davvero enormemente a quel Dio che si è fidato in certo qual modo di noi e ci ha chiamati a farci araldi di una parola di cui siamo comunque nel numero dei destinatari. In questo senso ci lasciamo accompagnare da questa parola, perché ogni ministro che si presenta al cospetto di Dio e della Chiesa per svolgere il suo servizio è ben consapevole dei propri limiti e prega ben sentitamente: Signore, abbi pietà di me. Ma analogamente a quello che succede per chi si presenta davanti all'altare, per esempio per celebrare quel grande segno dell'alleanza tra Dio e l'uomo che è il matrimonio, si confida nella grazia che il Signore ci dà, rendendoci capaci di portare a termine un compito che potrebbe sembrare più grande delle nostre forze, ma che invece pesca, e per fortuna pesca abbondantemente, nelle parole di Dio che ha promesso la sua assistenza. La Corale ci ha proposto le parole del Salmo all'inizio della Messa, dove si dice: il Signore ha giurato e non si pente, non ritratta, la sua parola è irrevocabile. Queste parole le ha dette a Gesù, e indirettamente le ha dette a chi di Gesù è ministro. Tu sei sacerdote per sempre, non per appartenenza di razza, come erano quelli della tribù di Levi, ma come era quel Melchisedec, personaggio un po' strano, re di Salem, l'antenata di Gerusalemme, che offriva sacrificio a Dio Altissimo, ma non faceva nemmeno parte del popolo di Israele. Il Signore ha giurato e non si pente, e anche il segno del sacerdozio conferisce un carattere irrevocabile, una promessa che Dio mantiene sempre. È il motivo per cui chi l'ha fatta, chi ha fatto la promessa di essere fedele a Dio nell'esercizio del ministero, si sente come portato in braccio, sollevato, e possiamo dirlo, ringraziandovi della vostra folta presenza, anche sostenuto quando la gente e i fedeli pregano insieme. Tutti ci sosteniamo l'un l'altro quando professiamo insieme la fede. E a maggior ragione i sacerdoti si sentono sostenuti quando vedono delle persone che, animati dalla stessa fede, condividono gli stessi obiettivi, perseguono le stesse battaglie e sono incamminati nella stessa direzione. Grazie di cuore quindi a tutti. Facciamo in modo che il ministero degli apostoli del XX-XXI secolo sia il più possibile simile a quello degli apostoli del primo secolo, compreso il San Paolo. Mi permetterei, se il Signore non disdegna questa preghiera, che sia il più possibile simile in santità e il meno possibile nelle sventure che sono capitate anche al povero apostolo Paolo, che fa addirittura riferimento ad una citazione in tribunale, alle calunnie subite
rischi professionali, potremmo dire. Non tutti gli abitanti delle parrocchie, delle comunità a cui Paolo si rivolgeva erano così. La maggior parte ce lo testimoniano i resoconti dei suoi saluti alle comunità, erano stretti, un caloroso affetto attorno a lui e lo sostenevano spiritualmente ed economicamente. Il Signore è stato sempre vicino e ha dato forza perché Paolo potesse portare a compimento l'annuncio del Vangelo e le genti lo ascoltassero, liberandolo anche dalla bocca del leone. Noi con questo spirito affidiamo al Signore Don Gianluca, Don Lino e Don Pierino e invochiamo abbondanti effusioni di grazia su tutti noi perché quest'opera che abbiamo, che i sacerdoti del XX-XXI secolo hanno ereditato, sia portata a compimento anche per l'opera di chi nuovamente si lascia entusiasmare da questa strada e accetta la vocazione che Dio ha portato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio è la Dio, luce è la luce, Dio vero è la Dio vero. Mi ha amato, mi ha prima di ogni altra cosa, comunità di persone che riconoscono nell'umiltà un valore che avvicina e che unisce. Per questo noi preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per Don Gianluca, perché sia contento, contento di confermare oggi il suo sì all'impegno della vita sacerdotale. Per lui preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per Don Pierino, perché siano questi gli anni in cui raccoglie i frutti del suo lavoro e del suo sacrificio. Per lui preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per Don Lino, perché sia soddisfatto nel ripercorrere con il ricordo la sua storia di prete e pastore. Per lui preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i giovani, perché sappiano capire i propri talenti e i propri desideri
e abbiano il coraggio di scegliere. Per loro vorremmo delle scelte belle, profonde, definitive. Per questo preghiamo. Per tutti coloro che all'interno della Chiesa hanno una missione, perché sappiano lavorare davvero per il bene delle persone che incontrano, nel segno del rispetto, dell'accoglienza e della gratuità. Per questo ti preghiamo. Oggi ricordiamo della Messa che i defunti Stefano e Cristian, e insieme a loro, ecco, vorrei ricordare anche tutti coloro che il compito del parroco purtroppo è anche quello di accompagnare le persone dentro l'esperienza, no, del distacco da persone che ci hanno amato e hanno amato, e, però è uno dei compiti che meno faccio volentieri sicuramente, però che sento vicini. Ci stiamo avvicinando alla festa dei santi, dei defunti, questa settimana prossima, e ci sentiamo davvero oggi tutti insieme partecipi di un dono, di una grazia particolare che il Signore ci fa, che speriamo continui a rivolgerci verso di noi. Preghiamo. Dio nostro Padre, nel tuo Figlio Gesù, tu ci ascolti sempre, fa nascere in noi il desiderio di pregarti con umiltà del pubblicano, perché impariamo ad agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi, e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
pregate fratelli e sorelle perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Thank you.
memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata dalla tua parola nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e sarete partecipi della tua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, tutto l'ordine sacerdotale e il tuo popolo santo, ma sempre bisognoso della tua misericordia. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di tutti i punti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Dino in tutti gli ambiti misericordia, donaci di avere parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Varie comunità.
non c'era questa assemblea che ha unito tutti quanti. Per la mancanza di preti, sarà questo il motivo? Io penso di no. Un motivo bello è un motivo teologico. Noi siamo Chiesa, popolo di Dio. Non esiste il popolo di Dio di Mazzo, di Tove, di Verbio, eccetera, eccetera. No, esiste il popolo di Dio. Responsabile di questa Chiesa è il Vescovo di Como. E con lui tutti noi collaboriamo, diventiamo una unità. Quindi vedo con piacere adesso questo camminare insieme di tutta questa parte della biota, tutto il pezzetto, la Sergio, Marzio, Rovolvello. Grazie, lo dico di cuore, ricordando, Don Pierino ha citato anche nella prima preghiera che ho imparato anch'io, il Pierrot. A me è venuto in mente anche, ti ringrazio di avermi conservato questa notte. E questo mi ha fatto venire in mente che tutto quello che io ho ricevuto è diventato anche dono di Dio. E quindi devo ricordarmi sempre di assumere l'atteggiamento del pubblicano. Del sapere la mia povertà, la mia miseria, io essere peccatore. Che non abbia inorgoglirmi se c'è stato fatto qualche cosa. Per qualche cosa di meno è stato fatto per grazia di Dio. Ma ho anche un pensiero di riconoscenza molto grande per la comunità di Torino. Sono stati pochissimi anni, ma mi hanno accolto bene, mi hanno voluto bene. Quindi scusate se mi fermo un pochino su questo. Grazie di cuore a questa comunità. E comunque sono contento di vedere come adesso c'è sempre di più questo cammino insieme, il camminare insieme con il vostro pastore Don Gianluca, al quale io auguro di poter ancora rimanere con voi a lungo. Sono felice di aver incontrato anche Don Pierino. Lui cammina davanti a me, non riuscirò mai a raggiungerlo, anche se pedalo forte. Perché lui è sempre 5 anni davanti a me. Quindi grazie a Gianluca, a Don Pierino, a Don Simone, chi è Don? Claudio. Che bello vedere anche i sindaci, 1, 2, 3, 4, 5 sono. 5 comunità. Ho sentito il sindaco prima che auspicava che anche avvenisse questo che è avvenuto nella Chiesa, e sarebbe bello anche questo. Grazie a tutti voi per la vostra accoglienza e la vostra partecipazione. Grazie di cuore. La voce è mia, la parola è loro, in questo caso della famiglia di Don Gianluca, che intendeva consegnare un pensiero con una frase che mi sembra di aver già sentito precisamente, era la frase che Don Gianluca aveva scelto
per l'immagine della subordinazione sacerdotale gratuitamente avete ricevuto. Soprattutto nelle mie venite tra i nostri meravigliosi paesi. Desidero anche esprimerti i miei sentimenti di stima nei confronti della tua persona e del tuo ministero pastorale. Ho infatti avuto modo di apprezzare con soddisfazione il tuo modo di operare, particolarmente nello stare con gli altri, semplice, cordiale, con quella sana rudezza propria di un autentico montanaro, il cui cuore appare subito pieno di intelligenza, o meglio, di saggezza e soprattutto di amore. Di tutto ciò dico grazie, innanzitutto a Gesù e al suo Spirito, e poi a te, che sei stato capace di accettarne i doni. E ti dirò che anche a me hai dato esempio di autenticità pastorale e amicale, che mi ha aiutato spiritualmente. Chiedo al Padre di donarci ancora un tempo lungo di amicizia e di reciproco aiuto. A presto e ancora auguri. Tuo Francesco. Bene, adesso non c'è la domanda, sono le campane però.
pace.